Oggi è martedì e sono le 12. Non giudicatemi, please, ma ho dormito veramente tardissimo ieri sera. A parte quello, non avevo nient'altro da fare. Voi mettete prima il latte o i cereali? Io sempre prima cereali. In camera mia sta letteralmente un casino. Ci sono anche le piante grasse che stanno morendo. Un tè qui ha molto senso. E abbiamo questo cartone gigante con un sacco di trucchi dentro. Poi abbiamo anche quest'altra parte che ovviamente è peggio dell'altra. Facciamo un po' di pulizia. Tra l'altro il primo tiretto di trucchi è completamente pieno. Se non lo sistemo si spaccherà. La prima cosa che ho fatto è liberare questi due cassetti. Al primo tiretto ho messo questa velina con i fiori. E il secondo, che è più profondo, penso che metterò una velina rossa. Metterò questa rossa oppure questa bianca, che dite? No dai, questa velina la tengo perché non si sa mai, mi potrebbe servire per qualche scatto natalizio e metto questa bianca. Non il massimo, però dai, ci può stare. In questo metterò le cose che userò di meno. Fino ad adesso siamo arrivati a questo punto. Cioè, guardate che figo. Non vi faccio vedere il casino che c'è qua. Cioè, raga, ho già tolto un bel po' di cose. Many months later. Raga, guardate che ordine. Wow, sembrano sempre tante cose, lo so. Però vi giuro, c'è un sacco di ordine. Qua stanno soltanto cipria contouring. Soltanto illuminante, sia in polvere che liquido. Qua abbiamo blush e questa per gli occhi che appunto non sapevo dove metterla, l'ho lasciata lì. Qua abbiamo un sacco di correttori, lo so che sono troppi, e fondotinta insieme ai vari primer. Qui abbiamo la parte sopracciglia, qua la parte labbra, ho un sacco di matite labbra e questa tinta labbra di Kat Von D. Questi sono tutti mascara e eyeliner. Qua invece ho la Nude Tude che uso tantissimo per le sopracciglia. Qua abbiamo cose random, da ombretti che mi piacciono molto, a rossetti, ombretti di Morphe Brushes, Make Up Geek, Iconic London e questi glitter di Mulac. Qua ho i glitter di NYX, i glitter di Mulac, gli ombretti metallizzati liquidi di Morphe, dietro ho ciglia finte e questo è tutto. Questa parte qua non ve la faccio vedere perché è sempre un casino, ma comunque ci sono pennelli e altre tinte labbra e rossetti laggiù. Arriviamo alla parte bella, ho messo questa lucina che ho preso dall'IKEA, questo quaderno che ho preso da Maison du Monde, questa in realtà è una moneta che ho preso a Parigi, le due tazze di Maison du Monde che mi piacciono tantissimo, occhiali vari, e qua ho due profumi che amo. Allora, questo qua è Coco Mademoiselle, che me l'ha regalato Davide per il mio compleanno. Invece questo qua è Gabrielle di Chanel, che Davide me l'ha regalato per il nostro primo anniversario del matrimonio. Al primo tiretto, eccolo qua, wow, che in realtà è più da esposizione e cose che non uso. È di esposizione per quanto riguarda i rossetti, perché vedete, qua ce li ho belli in vista e posso scegliere quelli che mi piacciono di più. Allora, qua ho tutte le lingerie, un soft matte, vari liquid suede che uso un sacco. Qua invece non uso tantissimo. Qua le naked. In pratica, questa parte qui è il giveaway che farò, quindi non vi faccio vedere oltre.
Ho un mucchio di glitter, cioè questo coso è riempito solo di glitter, vai. Qui ho degli ombretti di Kiko, questa collezione qua che non mi ricordo quale sia, anche altri ombretti sia di Kiko che di Elf, che non uso tantissimo. Invece in queste due bustine qua, roba per le labbra e per gli occhi che non uso tanto, che voglio regalare ad altre persone. Detto ciò, apriamo il secondo tiretto. Qua in realtà non sta roba di make-up, ho tutti i profumi sia miei che di Davide, roba per la skincare, tutti i miei orologi. Qua sotto ho tutti i miei gioielli, una palette di Morphe, che è sporchissima, lasciate perdere. Sono molto molto contenta di tutto quello che sono riuscita a fare. Adesso vado a mangiare perché sono tipo le 3 e io non ho ancora mangiato. 3 hours later. Raga, allora oggi è il giorno dopo ed è il giorno dell'operazione della mia, è giovedì 14, quindi oggi dobbiamo andare a portarla, l'appuntamento alle 3. Adesso sono tipo le 2:30 e c'è un buio assurdo, c'è un tempo proprio di merda, proprio brutto. Per adesso sono tranquilla, meno male non ho l'ansia adesso. Comunque, per chi si fosse perso i due vlog precedenti in cui vi parlavo appunto di tutta questa situazione con la mia, vi ridico un pochino tutto. In pratica la mia cagnolina Mia, che ha fatto un anno ad agosto, gli è venuta una cosa strana alla lingua, tipo inizialmente era una bollicina e poi ha iniziato a crescere sempre di più, sempre di più, sempre di più, e ha iniziato a diventare una cosa tosta, nel senso che doveva venire estratta per forza, se no continuava a crescere in una cosa gigante. Grazie a Dio comunque non è niente di grave, cioè nessuna forma di tumore o eccetera eccetera, però non sappiamo comunque che cosa sia, nel senso che tutti i veterinari in cui siamo stati non ci hanno dato una risposta esatta, perché alla fine bisogna fare delle determinate analisi proprio con un campione della cosa per scoprire effettivamente che cos'è. Comunque, a parte questo, abbiamo deciso che in realtà farà una seconda operazione, cioè due operazioni in uno, perché la sterilizziamo anche, visto che lei va sempre in gravidanza isterica ed ha la vulva un po' più scesa del solito, quindi la dobbiamo sterilizzare per forza. Il veterinario giustamente ci ha consigliato di fare queste due operazioni in una, così dovrà fare soltanto un'anestesia, e anche perché comunque l'anestesia non fa tanto bene al cane. E niente, questo è tutto. Siamo Mia. Adesso andiamo, raga, e vi aggiorno dopo.
Raga, siamo tornati. Ero partita senza ansia, no? Beh, adesso è tipo livello 100. Vi giuro, troppa ansia. Allora, vi racconto in breve. Abbiamo lasciato la mia all'ospedale veterinario e niente, l'hanno presa loro, cioè proprio siamo stati 5 minuti, loro l'hanno presa, ci hanno detto andate via, in pratica. E io tipo, raga, quando ce ne siamo andati stavo per scoppiare a piangere. Amo, è vero che stavo per mettermi a piangere. E ci hanno detto che dovremmo andare a prenderla verso le 7 e adesso sono tipo le 3:30 e cioè come faccio ad aspettare fino alle 7? Speriamo che andrà tutto bene, raga. Praticamente quando siamo arrivati nell'ambulatorio mi hanno dato questo foglio da compilare. Ma ti ha fatto firmare anche il consenso che nel caso succeda qualunque cosa non è colpa loro? Esattamente. Ecco. Ecco. Cioè se il mio cane gli succede qualcosa di brutto non è colpa loro. Ah. Mi diceva Marietta. No. Quindi per il background cos'è? Fare 12. No, non va bene. Non va bene. Se prendiamo quello veterinario sicuramente lo dovrà ordinare. Io ce l'ho pure qua in mente, non lo comprare qua. Stasera non può mangiare. Come glielo devo dire? No, stasera è troppo aperta. Da domani sera lo vedrà. Allora mi scusi, non ho problemi. Stasera dovete venire solo ferma. Naturalmente la portate in braccio, non li fate fare le scale. Raga, siamo a casa, eccola qua. Sta un po' così a causa dell'anestesia e piagnucola un po' dal dolore, però sta più tranquilla. Prima stava decisamente tremando in continuazione fortissimo e adesso sta molto meglio. Eh sì, e devi stare bene. Forse vi aggiornerò di più domani e vediamo un po' come sono le cose domani. La luce soffusa. Bambina, vieni.